Nell'Alghero TG Express di oggi, solo 8 consiglieri presenti, seduta a consigliare nulla. Bimba in pericolo di vita, volo urgente, Alghero Roma. Al via il corso per le guardie zoofile. Noi con Salvini prepara l'incontro con il proprio leader a Cagliari. Presentata questa mattina l'Alghero Scala Piccada. Sigla. La mozzarella di bufala, se è nobile, è meglio. Farinelli Fresco Market. Buongiorno, bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con informazioni dell'Alghero Channel. Sono 8 consiglieri presenti, nulla alla seduta del Consiglio Comunale convocata per ieri sera. La riunione richiesta dall'opposizione per discutere la situazione politica cittadina ha visto solo la presenza dei forzisti Camerada, Paese e Pirisi, dei rappresentanti dell'NCD Piras e Salaris e dell'UDC Loia Marino e Pulina del gruppo misto. Assenti il sindaco, tutta la maggioranza, il PD e, come preannunciato, anche il Movimento 5 Stelle. Volo d'urgenza per un Falcon 50 dell'Aeronautica Militare, che ieri ha effettuato il trasporto di una bimba di 4 anni in pericolo di vita. Il volo è partito da Alghero verso l'aeroporto di Ciampino. Appena atterrata, la bimba è stata accompagnata all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. La missione aerea è stata curata dalla sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea, che ha disposto il decollo dopo la richiesta della prefettura di Sassari. Oggi alle 17.30 inizia il primo corso per guardie zoofile, che si concluderà a fine gennaio. Il corso nei locali della Polizia Municipale di Alghero è organizzato dalla sezione provinciale dell'Agriambiente della Regione Sardegna. Le guardie zoofile sono pubblici ufficiali con compiti di polizia giudiziaria e compiti di protezione civile. E sabato 25 novembre noi con Salvini Alghero organizza un viaggio in pullman per partecipare all'incontro con il proprio leader. L'incontro è previsto per le 16.30. Per informazioni su orari e costi e per le prenotazioni si può andare sulla pagina Facebook del Movimento o contattare la pagina di Giorgia Vaccaro o ancora telefonare a Dario Giagoni al 392-7632-995 entro domenica 5 novembre. Inoltre sono previsti 2 gazebo al mercatino del mercoledì e a quello di Sant'Agostino giovedì mattina. Sentiamo cosa ci ha detto Giorgia Vaccaro. Il 25 novembre, un sabato, ci sarà Matteo Salvini a Cagliari per la prima grande manifestazione in Sardegna contro l'invasione dai profughi. Sappiamo benissimo che ogni giorno ne sbarcano dall'Algeria e dalla Tunisia tantissimi. Quindi il 25 novembre vi aspettiamo tutti a Cagliari, ci sono i pullman che partono da Alghero, Sassari, Porto Torres. Il costo è di soli 15 euro. Poi per chi vorrà ci sarà anche la cena. Per tutte le informazioni trovate sul sito di Noi con Salvini o sulla nostra pagina Facebook. Grazie. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti e poi torniamo qui in diretta da Piazza Sulis. È arrivata l'app di Alghero Channel, la web social TV. Puoi vedere l'Alghero TG Express in diretta, gli approfondimenti e tutte le passate edizioni del TG. Accedi a tutte le puntate del fortunato format Audaci a cuore aperto. Un'applicazione interattiva che ti consente di inviare video, foto e messaggi. Scaricala da Google Play o accedi direttamente dal web www.appalgherochannel.it. Alghero Channel, web social TV. Si scaldano i motori per l'Alghero Scala Piccada, presentata questa mattina nella sala conferenze del Qualtè, la storica manifestazione motoristica organizzata dalla ACI Sassari. Alla fine del TG sentiremo cosa ci ha detto Giulio Pes, presidente dell'ACI di Sassari. Invece domani vi proporremo uno speciale più articolato di tutto l'evento. Ora vi lascio al meteo per la giornata di domani, poi subito dopo l'intervista a Giulio Pes. Nel corso della serata trasmetteremo un'intervista al sindaco di Sassari, Nicola Sanna, sulla rete metropolitana. Per qualsiasi richiesta di informazione, se ne sono domande, potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani!
Giulio Pes, presidente dell'ACI Sassari, un momento importante per voi ma anche per la città. Sì, assolutamente sì. Noi siamo molto molto contenti e molto orgogliosi di essere riusciti a rimettere in piedi una manifestazione che ha fatto la storia dell'automobilismo sardo e non solo. E abbiamo lavorato duro, abbiamo messo in campo tutte le potenzialità dell'Automobile Club di Sassari, tutti i commissari di percorso, abbiamo oltre 120 commissari di percorso impegnati nei giorni di gara, abbiamo oltre 50 tecnici che ruotano attorno all'organizzazione, quindi una macchina che muove circa 400 persone. E i piloti che hanno aderito sono tanti perché abbiamo oltre 100 equipaggi, quindi considerato che ogni pilota porta in media 3 persone, si crea un movimento sulla città con una ricaduta economica importante, soprattutto in un mese di spalla come il mese di ottobre. Quindi siamo convinti e speriamo che il tempo ci aiuti, visto che le premesse sono buone, visto quest'estate che continua a seguirci. E le novità sul percorso sono l'allungamento, abbiamo allungato il percorso di 1,3 km e abbiamo portato il box all'interno, il paddock all'interno della città. Questo permetterà a tutti gli appassionati, a tutti gli sportivi e non solo di visionare le auto, ma abbiamo creato anche creeremo degli eventi collaterali che permettano di far avvicinare sempre alle auto anche le persone che magari vengono per vedere un gruppo folk piuttosto che l'area espositiva. Lanciamo un messaggio, competenza e passione, ma sempre sul tema della sicurezza, occhi aperti. Assolutamente sì, abbiamo appunto preso il direttore di gara, abbiamo scritturato il direttore di gara, uno dei più importanti in Italia, e per garantirci appunto la massima efficienza e la massima sicurezza, quindi per noi è fondamentale innanzitutto garantire la sicurezza dei piloti, quindi facciamo tutto quello che è nelle regole, nelle norme e anche di più. Posizioneremo sul percorso 50 rotoballe, questo per intenderci, negli anni scorsi non è mai stata posizionata una rotoballa, quindi per dire che siamo molto attenti e soprattutto l'Automobile Club, che è la federazione degli automobilisti, deve garantire per prima la sicurezza proprio sia agli automobilisti che ai piloti.